e ne parlerò la vita confidata per un soffatto con la donna che fa la vita. Oramai più con la Maria non ci andava neppure un cane, a 80 anni poteva dirsi la decana delle puttane. Una sera con decisione disse: sarà il tuo uomo. La Maria, che era un poco sorda, gli rispose che era cocomo. Lui andava col motorino, un po' subito con prato arate, e la notte girò, vagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino e le guardò la mala vita, confidava per il suo capo con la donna che fa la vita. Proprio un ras della mala, occhio torvo e la faccia dura, e portava sei suoi colleghi, quasi tutti ci avevano la miura, e portava sei la Maria, non gli dava un bel accidente, tanto più che della faccenda non aveva capito niente. Lui andava col motorino, un po' spinto con prato arate, e la notte girovagava per le strade più malfamate. Lui andava col motorino, e le volte la mala vita confidava, e non so fatto, una donna che fa la vita. Una volta, era quasi l'alba, capitò su per i bastioni, mentre c'era un pestaggio in corso tra i ruffiani di due fazioni. Senza starci a pensare due volte, saltò subito in mezzo a quelli. Dopo un po' si trovarono tutti in via padre vere e fratelli. Lui andava dal motorino, un po' spinto con un rato arate, e la notte di roba gava per le strade con l'alfa madre. Lui andava col motorino e le batteva, ma la vita confidava nello soltanto con la donna che fa la vita. Alle 10 della mattina la questura gli ha rilasciato, ha ripreso le fuori serie, le ferraglie del Maserati.